Buongiorno a tutti. Buongiorno. Evoluzione del taglio. Finalmente si rasa. Altea li vuole più corti, rasati, i contorni, giusto? Sì. E quindi noi gli faremo i contorni rasati. Chi siamo noi per andare contro il volere di Altea? Per carità, la divina è sublime Altea. Pronti? Io sono pronto. Ok. Tu sei pronto? Io sono pronto. Vediamo di non bisticciare con le mollette, come facciamo di solito. E mi prude? Ti grazie, allora si diffude. E andiamo di macchinetta, allora. Short. Ma short. Passata bene l'estate, ragazzi? Fatto caldo anche da voi? Qui da noi è molto caldo. Si stava appena bene. Sì. C'erano 40 gradi, ma si stava bene. Con 40 gradi non si sta più bene, si muore dal caldo. Comunque. Sempre meglio che 20 gradi, che si schiatta dal freddo. Una mezza misura male, eh. Comunque, andiamo a fare il nostro taglio, visto che anche se siamo a fine settembre fa ancora caldo e quindi abbiamo tutto il tempo da qui a novembre, i capelli crescano, quindi che il calore del capello aiuti poi con l'avvento dell'autunno. Vero o divina Altea? Io tanto per l'inverno ho i miei cappellini di lana e di pile. Santa invenzione. Oltretutto noi non ne facciamo uso, però io consiglio sempre per chi ha la fanciulla, la fidanzata, la moglie che vorrebbe anche tagliare i capelli corti, ma poi c'è il problema, oddio, cosa dicono al lavoro e altre cose, e l'inverno, specialmente l'inverno, si possono tranquillamente utilizzare le sante parrucche. Io ho tante clienti che ho rasato o comunque che hanno fatto dei tagli molto particolari per il loro piacere, cose varie, ma non volevano andare contro ai problemi dei ben pensanti o dei mal pensanti. Di rompiscatole al mondo ce n'è una caterva, di utilizzare delle sante parrucche. Sono delle parrucche bellissime. Uno si fa il suo taglio rasato, cortissimo, come vuole, e poi quando lo vuole sfoggiare, lo può sfoggiare. In occasioni magari di lavoro, semplicemente a volte perché si vuol cambiare, perché uno si stufa anche a volte del capello corto e quindi decide una sera di uscire con i e vuole i capelli più lunghi, sante parrucche. Ormai ce ne sono di tutti i costi, di tutti i prezzi, di tutti i tipi, di tutte le forme. Quindi consiglio personalmente non i capelli naturali, perché non ha senso, costano un pacco, e ci sono delle parrucche di capelli sintetici che sono bellissime. Adesso poi, in un futuro, non so, sono sempre molto restio a credere a queste cose. Comunque, ho avuto qualche contatto sia su Facebook che via web di qualcuno con la fidanzata o qualche ragazza che ha detto: ah, vorrei farmi fare
una rasata, un taglio strano, un taglio corto, sia da me che anche da Altea, perché anche Altea, se c'è da rasare, lo sa fare, gli piace anche. Se non sono farlocche. Il discorso è sempre questo, che ad oggi ne ho sentiti 5-6, nulla si è materializzato ancora, quindi siamo ancora in attesa di arrivare a un, diciamo così, di concludere la trattativa e di arrivare a buon fine. Sembra che non ci sia solo la voglia di chiacchierare un po' e così fare, però questa volta ditelo, io non ho problemi a chiacchierare, ma se mi dite ho una fidanzata, ho mia moglie, o sono tizie, caia, abito, e vorrei fare un taglio stranissimo, cortissimo, rasatissimo, io ci sto dietro un po' e poi dico ok, se si vuole fare, si fa, si prende, si fa, ci si organizza, si dà un giorno, un tempo, e non mi sembra di dire niente di strano, si va a conclusione della cosa, se è veramente un piacere, una cosa ricercata, e specialmente se è una cosa reale. Anche perché tante volte ho sempre il dubbio che la presunta moglie o fidanzata sia al corrente dell'idea, magari del fidanzato o del marito. Quasi mai. Quindi per fare quelle cose bisogna essere in due a decidere. Per fare la rasatura bisogna essere un po' di più. Allora, io intanto procedo con la rasatura, perché poi la rasatura noi stiamo accorciando, facendo una sfumatura abbastanza evidente. Devo seguire le direttive di Altea, che si è lamentata di avere sempre il ciuffo davanti agli occhi e di dover praticamente applicare una molletta, qualcosa, quando deve fare i lavori, quando c'ha qualcosa dove si deve maggiormente concentrare e avere, diciamo, il campo d'azione e visivo ampio e libero, e allora vediamo di accontentarla senza avere, cioè con un ciuffone, perché comunque il suo viso richiede un ciuffo, semplicemente anche per sfruttare questa rosa che è carina, però bisogna sfruttarla nel modo giusto. Senza avere qualcosa che cade dentro l'occhio. Vero? Vero. Bene. Anzi, chi è che si mette contro il tela? Scherziamo.
lo so che impallerò la, la cinepresa. Come sempre non c'è l'operatore, siamo solo io e lei e una gattina. Primo passaggio fatto, ora andiamo a pulire maggiormente le parti corte. Sarà? Thank you.
Facciamo una sfumatura alla Marines molto, molto militaresca, volutamente esagerata, e come ho scritto anche nel post, tutto quello che si rasa ricresce piano piano, ma ricresce. Quindi sappiamo che non è mai una cosa definitiva, cioè anche se il taglio, come in questo caso, si vuole fare una rasatura, una sfumatura piuttosto evidente, piuttosto marcata, è comunque una rasatura che per passare dallo zero, comunque dal millimetro, ai 3 o 4 millimetri, che rimane già una lunghezza che copre, non rimane grigino, ma rimane già qualcosa di copertura, ci mette veramente pochi giorni. In un mese tendenzialmente la crescita è un po' meno di un centimetro, il capello cresce. Quindi vuol dire che i 2 millimetri in una settimana ci sono. 2 millimetri vuol già dire comunque passare dal liscio, dal nudo completo, ad avere già questa lunghezza. Qui ci sono 2-3 mm, non c'è di più. Allora, puliamo per vedere esattamente il gioco di chiari scuri che si viene a creare con la sfumatura. Collana un po' rigida. Passa un po', passa, senti? Sì. Sì. Calco sotto è da pulire. Se sotto sarà proprio pulita a pelle. È vellutata? Sì, è vellutata. La famosa. La famosa vellutata di zucca. Ah, se vuoi te la faccio stasera. Sì. Non mi piace la zucca. È buonissima la zucca. Hai avuto qualche esperienza con qualche hair fetish? Di più vino? Di uno. Anche lì si conclude niente, ma no, non solo quello, poi diventano insistenti e non riescono a capire anche quando una persona ha da fare, a dopo, no, e quando ti rasi, ma è già ora che tu ti rasi, no, lo decido io quando è ora di rasarmi, se voglio rasarmi, e quindi lì divento poi antipatica. La scatola di Vinatea. No, scatta proprio la parte antipatica di me. Minatea non è antipatica, anzi. Oh? No, è simpaticissima. Vabbè, ce lo dici. Certo, non lo dico da solo. No, crediamoci. Assolutamente, ci crediamo tutti. Unge già.
per chi che comunque ragazzi, si sa che quando si fanno questi tagli con sfumature, con rasature, con pelitti, poi specialmente i suoi dritti come aghi che pungono, ci va una mega doccia dopo, perché è difficile eliminarli solo con il con lo spazzolone. Giro il piano tondo, quanto è bello il mondo.
ciuffano un cane negli occhi. Direi che ci siamo. Adesso andiamo a pulire la parte bassa. Infatti, suppongo che a te abbia messo il post che abbiamo ritrovato un vecchio pennello che c'era a cavallo. Bellissimo pennello da barba, che ha una certa storia. Sì, anche più delicato dell'altro. Sì? Sì. Abbiamo ritrovato il vecchio amore. Sì. Il vecchio pennello. Sì, ma la delicatezza è una prerogativa delicata da Tea, Tea. Molto delicata da Tea. Sono asciugamano. Ce n'era qualcuno qua? No. Allora ne prendo un 3 secondi. Mi procuro. Voilà. Procurato l'asciugamano. Come sempre il rasoio è delicato anche il rasoio? È delicato. Bene. Ecco, abbiamo una pelle molto delicata, si sgrana molto facilmente, quindi abbiamo bisogno di essere delicati.
C'era il buon Cele che aveva una buona mano con il rasoio, molto allenato a lavorare con il rasoio a lama libera, che però ci siamo sentiti, ma ormai sia in occupazioni diverse. Lui c'ha la vacca vela, c'ha i nipoti. Suppongo che rada sempre, che abbia le sue fans. Con cui si possa sbizzarrire in rasature, colori, tagli eccentrici e cose varie. Però finché uno si diverte, ragazzi, why not? L'importante è divertirsi. E poi in queste cose si è sempre in due. Diciamo che è anche molto piacevole e appagante quando anche chi è seduto sulla poltrona si diverte. Vero? Più che si diverte, si rilassa. O che si rilassi, che comunque sia una sensazione piacevole, si è sgranato un po' lì. Mettiamo poi un po' di pomata. Ultimo passaggio di controllo. Com'è al tatto? Ancora qualcosa. Poi dimmi te, se non basta che la vuoi più alta. No, va bene. Ecco. Sai che tagliare è un attimo, eh? Allungare un po' di meno, ma tagliare. No, va bene. Ti senti appagata? Mi sento appagata. Siamo rientrati nelle tue aspettative? Sì. Bene. Allora.
Tocca un po'. Va benissimo, sì, mi piace. Mi piace, mi piace. Bene. Se ad Altea piace, a me piace, a noi ci piace, siamo tutti felici e contenti. Poi, se volete anche commentare, scrivere, a parte che lo fate regolarmente, guardando il video, noi accettiamo tutti, se educati, accettiamo tutti i commenti e anche le critiche. Ragazzi, ok? Possiamo salutare? Possiamo salutare. Ragazzi, buon autunno. A presto. Bye bye. Alla prossima ratatura. Ah, ce ne facciamo un'altra ratatura? E me li cresceranno i capelli, no? Come detto prima, tutto quello che si rasa cresce. Quindi si riraserà. Si dovrà rasare di nuovo. Ciao.